Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui con un video richiesto da voi. O meglio, nel mio ultimo video, che è il What's on my iPhone, che vi lascio qui sotto in descrizione se non l'avete visto, andatelo a vedere. Vi ho chiesto, quando siamo arrivati nella sezione del editing foto, modifica di luce, eccetera, eccetera, se avreste voluto vedere un video su come io creassi le mie Instagram stories, tutti i vari filtri, tutte le varie particolarità, o anche sui post e su come li modificassi e editassi le mie foto. E vi ho messo un sondaggio. A quel sondaggio più dell'80%, quasi il 90% ha risposto che le sarebbe interessato. Quindi oggi sono qui per fare proprio questo video. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, di seguirmi su Instagram, questo è il nome, di seguirmi su TikTok, questo è il nome. Giù sotto in descrizione ci sono sempre i link diretti per alle mie pagine e ai miei profili. Sotto c'è anche appunto il link dell'ultimo video che vi ho registrato. Ma bando alle ciance, oggi vi faccio vedere le Instagram Stories, ovvero dei trucchetti, in particolare 10 trucchetti per rendere le vostre Instagram Stories un po' più, diciamo così, fighe, ok? Ma prima di tutto, sigla! Ok ragazzi, mi sono spostato perché qui ovviamente apparirà la schermata del mio telefono dove vi faccio vedere appunto questi trucchetti. Ho deciso di iniziare con Instagram Stories perché ce ne sono davvero tantissimi, infatti quelli che vi dirò non sono gli unici, sono quelli che prima di cosa conosco io e che so fare ovviamente, e che secondo me sono i più fighi. Dopo ovviamente ce ne sono tantissimi altri, se cercate in internet e YouTube ce ne sono tantissimi, ma questi sono quelli che secondo me rendono un po' più particolare le vostre IG Stories, diciamo così, non uguali a tutte quelle che si trovano su Instagram. Quindi iniziamo. Trucchetto numero 1. Questo è uno di quelli che mi avete richiesto in tantissimi. Mi sento molto un influencer a dire questa frase, ma è la verità ragazzi. Molti di voi su Instagram, vedendo le mie IG Stories, mi hanno chiesto come fare questa cosa. Ovvero, facciamo una foto normalissima come quella che vedete qua, di questi due cuscini, che sono i cuscini che ho qui di fianco, l'ho presa come esempio. E ora vi mostrerò come su una foto, oppure come su una che magari voi avete già di foto, che basta appunto scorrere verso l'altro e scegliere, incollarne sopra un'altra. Questo si chiama aggiungere un adesivo. Uno, bisogna mettere lo sfondo appunto alla vostra IG Story, come ho fatto io. Andare a prendere l'altra foto, quella che volete incollarci sopra. Come? Chiudete Instagram, andate nell'app immagini. Ora io aggiungerò questa qua della mia colazione che ho fatto stamattina. Come fate? Con l'iPhone basta cliccare qui in basso a sinistra e trovate questo quadratino con la freccia dove vi comparirà copy foto, copia foto. Ora credo che per gli Android o altri telefoni comunque l'impostazione copia foto ce l'avete tutti. Ovviamente non succede niente perché la foto è stata semplicemente copiata. Cosa succede? Si torna sull'app di Instagram e come vedete nell'angolo in basso appare aggiungi adesivo. Cliccando vi si incollerà la foto che avete scelto, come potete vedere. In questo caso cosa succede? Succede che voi potete fare la stessa cosa ancora con la stessa foto. Se volete metterla due volte basta entrare nel testo, fare incolla e voilà, ancora la seconda foto due volte. Se invece volete aggiungere una foto diversa è lo stesso identico procedimento, ma selezionando poi nelle immagini una foto diversa. Questo si può fare ovviamente quante volte si vuole, gli adesivi si possono aggiungere tantissimi, quindi non c'è un limite di quante foto puoi incollare, ma ne puoi fare tantissimi altri. Trucchetto numero 2. Veniamo al mondo delle scritte, dei testi, delle varie frasi che si possono aggiungere. Basta cliccare quindi sui nostri due A, che appunto simboleggia il fattore del testo. E ovviamente sapete che potete colorarle con tutti i colori che voi volete, che oltre a quelli che ci sono qua, questi qua che vi sto scorrendo io, ci sono anche tutta una gamma, se tenete premuto su un colore, che vi fa tutte le varie sfumature dell'arcobaleno. Ma veniamo a una particolarità delle scritte che potete fare, ovvero la scritta arcobaleno. Ad esempio, non lo so, mettiamo ciao a tutti, ok? Ecco qui, noi ora questa scritta ce l'abbiamo bianca. Come facciamo a farla diventare arcobaleno? Vi basterà selezionare tutta la frase, quindi tenete premuto e selezionate tutta la frase.
cliccate un colore come ad esempio, che ne so, il viola, e vi si apre quindi la schermata con tutte le sfumature. Ora, con un altro dito, questo è un po' più difficile, con un altro dito bisogna prendere il capo finale della selezionatura della frase e scorrere in questa maniera. Avrete una scritta arcobaleno, ok? Come state vedendo in questo momento. Questo è un metodo un po' più semplice e veloce, che serve a selezionare lettera per lettera e dargli un colore diverso. Così facendo viene anche meglio poi la scala di gradazione e di colore. Trucchetto numero 3. Torniamo a fare un'altra scritta. E ci facciamo invece questa volta, sempre su questa scritta che vedete, il rilievo. Cosa vuol dire? Voglio che si noti di più la scritta ciao a tutti. Ve la metto qui in basso, qui, così ha uno sfondo più scuro. Cosa vuol dire mettere rilievo? Vuol dire riscrivere la stessa identica frase e cambiarci il colore. Che ne so, prendiamo il rosso. Dobbiamo innanzitutto ricreare la stessa misura delle due frasi, quindi le sovrapponiamo, troviamo la stessa grandezza di testo, ok? La rimpiccioliamo giusto un filo e la sfalziamo di qualche millimetro. E voilà! Così facendo, sfalzandola di qualche millimetro, viene la scritta in rilievo, quindi come se provocasse un'ombra sullo sfondo rispetto poi alla scritta originale che abbiamo fatto. Trucchetto numero 4. Molte volte quando noi inseriamo una scritta o una frase all'interno degli Instagram Stories, ci capita molto spesso che magari i testi sono poco chiari, troppo piccoli, oppure troppo grandi, spostati troppo a destra, troppo a sinistra, quindi che esteticamente non rapiscano molto bene l'attenzione. Questo, più che un trucchetto, è un consiglio che vi posso dare, che ho notato che funziona molto meglio, ovvero quello di distanziare e spaziare sia le lettere che le scritte tra una riga e l'altra. Mettiamo per esempio che vi devo fare l'Instagram Stories dove vi annuncio che mercoledì esce il nuovo video. Quindi io vado in testo e scrivo: ciao ragazzi, spazio di una riga, mercoledì, spazio, nuovo video, tre punti esclamativi. Come potete vedere è molto molto più visibile le varie scritte, perché appunto vengono distanziate di una riga. Ancora meglio quando gli spazi avvengono fra le lettere. E voilà, come potete vedere, anche distanziando lettera per lettera nelle singole parole, l'impatto è ancora ancora più visibile. Questo è un consiglio che vi do, perché secondo me il fatto che è più facile, anche poi magari rimpicciolendo la scritta perché non volete coprire troppo lo sfondo, è comunque molto più visibile il testo senza che si perda né sia l'importanza del testo che anche l'importanza poi della foto dietro. Trucchetto numero 5. Sempre per quanto riguarda il testo, vi faccio vedere anche che c'è la possibilità, come sapete, di evidenziare il testo, come in questo caso. Vedete che c'è lo sfondo bianco e la scritta nera. Se si cambia colore, ovviamente si cambia anche poi il colore dello sfondo. Ma come vedete, cambia solo il colore dello sfondo. Beh, si può anche cambiare il colore della scritta all'interno. Come? Basta fare selezionare la parola e poi metterci il colore che si vuole, così da avere il doppio colore, appunto magari per far risaltare un certo tipo di scritta rispetto ad un altro. Trucchetto numero 6. Ora passiamo a quello che è lo sfondo delle nostre Instagram Stories. Ovvero, una volta che noi mettiamo una nostra foto di sfondo, vogliamo magari renderla un po' più particolare, proprio perché vogliamo metterci delle scritte sopra, oppure un'altra foto, renderla più importante rispetto allo sfondo, possiamo metterci anche un filtro colore ai nostri Instagram Stories. Come? Vi basterà prendere una qualsiasi emoji che volete, ovviamente in base al colore che voi preferite, e ingrandirla. Ora vi faccio vedere, ad esempio, che ne so, prendiamo l'emoji della faccia arrabbiata e iniziamo ad ingrandirla. Ovviamente, ingrandendo la nostra emoji, i bordi di quest'ultima si sfumano, diventa sempre più tenue o sempre più forte man mano che poi vi avvicinate all'emoji, perché ovviamente poi diventa più tinta unita rispetto al centro dell'emoji rispetto al bordo. Se poi voi sopra ci andate a scrivere una qualsiasi frase, potrete vedere che la scritta risalterà molto di più rispetto a prima. Trucchetto numero 7. Rimaniamo sempre sulla foto dei nostri cuscini, ormai amatissima.
Facciamo che vogliate mettere un po' di mistero alla foto che voi state pubblicando. Come si può fare? Magari facendo vedere solo dei particolari, solo dei pezzettini del vostro sfondo. Basta andare sul pennello, scegliere un colore a caso, che questo è un trucchetto nel trucchetto, perché se voi volete un colore tinta unita, vi basterà andare appunto sul pennello, scegliere uno dei vari colori che più preferite, anche una sfumatura o uno di quelli che c'è qua, ad esempio noi prendiamo arancione, si tiene premuto e lo sfondo diventa tutto arancione. Ora, una volta arrivati a questo punto, si può prendere la nostra impostazione gomma, che è l'ultimo pallino dei quattro, e si va a cancellare, magari, che ne so, solo una parte della nostra foto, oppure l'angolo sotto, oppure fare una striscia che fa intravedere poco di quello che c'è sotto. Poi, che ne so, potete anche sbizzarrirvi, fare un cuore, scrivere ciao, dopo ovviamente quello che volete voi potete farlo. Trucchetto numero 8. Questo, più che un trucchetto, è un consiglio, diciamo. Nel momento in cui voi state per pubblicare un IG Stories, ovviamente ci sono varie tipologie di foto che vengono pubblicate. Un vostro selfie, una foto a un paesaggio, una foto a un oggetto e tantissime altre tipologie. Io vorrei solo porvi l'attenzione sulle due maggiori tipologie di storie che vengono pubblicate. Quella del selfie e quella di una foto a qualcosa di esterno, quindi però di non di persona, ecco, di un oggetto, di un paesaggio. Perché nel momento in cui andate a pubblicare un selfie ci sono diversi filtri che danno la possibilità alla vostra IG Stories di essere molto più accattivante. Ma perché si differenziano anche i filtri? Ci sono i filtri quelli per i selfie e i filtri quelli per l'esterno, quindi per foto ad altre cose che non siano persone. Ovviamente questo lo trovate in fondo a tutti i vostri filtri, sulla lente di ingrandimento. Se voi cliccate, entrerete nella galleria degli effetti. Come potete vedere qua poi ci sono tutte le varie categorie e qui troverete i filtri perfetti per i vari paesaggi oppure la parte beauty, quindi per magari, che ne so, piallare un po' la pelle se abbiamo qualche brufolo, per cambiare il colore degli occhi, quindi ci sono filtri e filtri. Perché molte volte succede che nel momento in cui si usano dei filtri che sono per l'esterno, quindi magari ravvivano dei colori oppure cancellano certi bordi, se li usiamo ad esempio per le nostre foto di noi stessi, potrebbero, che ne so, sfumare il contorno degli occhi, il contorno dei capelli, quindi fa perdere qualità alla foto, quando magari la foto non è di bassa qualità ma è il filtro che la peggiora. Trucchetto numero 9. Vi ho parlato nel What's on My iPhone di varie app che utilizzo proprio per l'IG Stories e io adesso vi voglio parlare di Unfold. In Unfold potete aggiungere quelle che sono le cornici alle vostre foto, alle vostre IG Stories. Cosa vuol dire? Aprendo Unfold, appunto, potete trovare questo più. Serve per aggiungersi quelle che sono le cornici alle vostre foto. Oppure appunto mettere una foto che avete già all'interno di una determinata cornice. Cliccando il più vi si crea una stories, quindi potete mettere il titolo che volete o anche nessuno, che vi si crea comunque. Cliccando poi il più, ecco qua tutte le varie cornici che potete voi aggiungere. Quella più famosa, diciamo, è proprio questa, quella a forma di cartolino, comunque Polaroid. Cliccando sul più in centro possiamo aggiungere una foto qualsiasi all'interno della nostra galleria. Ad esempio prendiamo quella della colazione di stamattina, per esempio, e poi sotto ci possiamo mettere il testo che vogliamo, sia titolo che corpo del testo. Modifichiamo il titolo. Ok, possiamo scriverci ad esempio colazione, appunto, e poi qua, come potete vedere in alto, possiamo cambiare tantissimo di questa scritta. Il font, la grandezza, se è al centro, a destra, a sinistra, i vari spaziamenti, il colore. Allora, cambiamola, mettiamola in corsivo, che è uno dei font che mi piace di più. Ingrandiamola. Ok. E voilà, questa è la nostra scritta. Il titolo. Il corpo del testo non lo vogliamo, clicchiamo la X e lo eliminiamo, se no pure ci scriviamo quello che volete scriverci senza nessun problema. Ed ecco qua la nostra IG Story pronta, la nostra cartolina pronta. C'è la possibilità di salvarla o nel telefono, poi da IG prenderla dalla galleria e pubblicarla, oppure se noi clicchiamo direttamente
su Instagram, come potete vedere, va e si collega direttamente al nostro Instagram e voilà che noi ce l'abbiamo già subito all'interno della nostra IG Stories. Trucchetto numero 10. Vi ho parlato sempre nel What's on My iPhone di queste app in cui io trovo gli sfondi da appunto applicare alle nostre Instagram Stories. E queste sono le due app che utilizzo io, che ora vi faccio vedere un po' più nel particolare. Ok, come potete vedere WeHeartIt è pieno di anche lui immagini. Ci sono immagini diversissime, ci sono scritte, ci sono animali, bianco e nero, colori, prese da serie TV con varie scritte. Sono però comunque molto molto particolari. Ma se noi vogliamo qualcosa di un po' più preciso, ci basta andare sulla barra di ricerca, ovvero la lente di ingrandimento che vedete qui sotto. In questo caso caricherà appunto dove possiamo cercare tutte le varie nostre immagini. Come potete vedere qui ci sono tantissimi tipi, ad esempio questa, bellissima raga, con l'acqua e i fiori. Sono comunque cose molto particolari, non sono i classici sfondi, anzi questa me la salvo. Ok, ma se noi vogliamo qualcosa di più particolare ci basta cliccare su search, quindi ricerca, cliccare wallpapers ed ecco qua, noi abbiamo tutti i vari tipi di sfondo che possono essere applicati. Come potete vedere sono sfondi molto particolari, io lo uso principalmente per gli sfondi come possiamo dire un po' anesthetic, quindi quelli che rappresentano un po' tutto un po' niente, soprattutto per i colori, come ad esempio queste qua con le dita a V oppure questo qua con le macchie, anche se ha poi sfondi normalissimi come ad esempio questo qua con le palme e un tramonto. Ma veniamo a Pinterest. Questa, ragazzi, come potete vedere, ma già subito di impatto, secondo me le immagini sono più belle. Sono fatte meglio, hanno più belli colori. Qui anche qui c'è di tutto, come potete vedere, il mare, ma ci sono anche, ad esempio, sfondi tipo questo di degli affreschi, i cantanti come Maluma, qua adesso mi escono appunto per caso, oppure questi due particolari che hanno un colore poi di linea. E niente, voi appunto potete scegliere quella che volete, anche qui potete ricercare in qualsiasi modo. Ad esempio questa, ragazzi, quanto è bella, di questo cagnolino. Vi faccio vedere come salvarla. Basta cliccare i tre puntini qui in basso a destra e vi salverà poi la vostra foto all'interno della vostra galleria immagini. Semplicissimo. Ed è tutto, ragazzi, questi erano i miei 10 trucchetti per rendere le vostre IG Stories, le vostre Instagram Stories un po' più belle, un po' più, che ne so, particolari, non noiose e monotone come si vedono su tutto Instagram. Io mi taccio, è stata un'impresa girare questo video che voi non avete idea. Comunque io vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su tutti i social, che giù sotto ci sono i link in descrizione, andate a vedere tutti i video scorsi e nulla, io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!